Deve lottare anche il 19, il pallone buono per Lanini, la conclusione di Lanini, la sblocca la Reggiana con il gol meraviglioso di Lanini. Lanini contro Coletta, si prende tutto il tempo necessario, il 10, la rincorsa, la conclusione, ci arriva Coletta ma non la blocca. Che prova ad allargare su Nicoletti, che con il tunnel supera molto bene Boccadamo, poi va a mettere il cross pass, la palla che passa, un rimpallo, rimane lì Pellegrini, la gira Jacopo Pellegrini. Nardi che prova a rimettere il pallone dentro l'area, c'è il colpo di testa ad allontanare di Gennari che ha subito anche un colpo, la Reggiana comunque gioca, mette un'altra palla al centro, il colpo di testa di Eric Lanini e arriva il raddoppio della Reggiana. Ancora Nardi che si è inserito molto bene sulla destra, prova ad accelerare Nardi, c'è Lanini in mezzo, lo vede, lo serve Eric Lanini, cala il tris al minuto numero 9 del secondo tempo, la doppietta di Eric Lanini, è 3-0 per la Reggia. Lo recupera Guglielmotti che elude l'intervento dell'avversario, poi prova ad accelerare, se ne va per vie centrali, ancora Guglielmotti, Guglielmotti al limite dell'area, pensa alla conclusione e poi apre invece per Varela che va a mettere il cross per Guglielmotti che di testa cala il poker. Palla con le mani gettata al centro dell'area, non disimpegnata bene, arriva a rimorchio la battuta senza pietà di Nardi, il vantaggio della Reggiana. Filip, la sfera ancora in aria per Varela, in mezzo per Pellegrino che arrotonda sullo scadere, Reggiana 2 Alessandria 0 al 94esimo, arriva il gol, il punto esclamativo. Kautz per Kabashi, Rosafio tra le linee per Montalto, posizione regolare, colpisce Montalto, avanti la Reggiana al 50esimo, 1-0. Marzielli prova a combattere, esce ancora Nardi che scambia il pallone dentro la Reggiana, l'occasione per fare 2-0 con Pellegrini appena entrato dopo pochi secondi. C'è anche Chaudot al centro dell'area, pallone all'indietro per Nardi, alza la testa il 24, la mette sul secondo palo e c'è l'autogol dell'Ancona all'undicesimo minuto. Parte Montalto, freddissimo, senza appello, la Reggiana la sblocca al 23esimo. Verso Pellegrini che si gira, appoggia ancora per Kabashi, arriva Chiebre puntuale a sinistra con la solita sovrapposizione, controllo del giocatore del Burkina Faso, le finte, doppio passo, penetra in aria, cerca il cross al centro con lo stacco vincente, il raddoppio sull'azione irresistibile di Chiebre. L'altura di Kabashi, si va ora da Rosafio che può andare a puntare imperiale, arriva da dietro anche Guglielmotti, poi Rosafio, ancora possibilità di calciare, poi invece va dalla parte opposta per Pellegrini, conclusione, Satalino, non è finita, rimpallo il vantaggio della Reggiana con Nardi. Rosafio supera Provazza, appoggia, arriva il cross, secondo palo, Chiebre controlla, la mette sul destro, prova! La Reggiana è in vantaggio al minuto numero 7, Abdul Chiebre fa 1-0. Nardi controlla palla, dentro per Montalto che gira col mancino! Montalto al minuto 29, raddoppia la Reggiana, 2-0 per i Granata. Corner per la Reggiana, pallone dentro, cuore l'area di rigore, colpo di testa e cala il tris la Reggiana. Nardi, visto e servito Rosafio, che poi cerca Montalto dentro, colpo di testa, sesto gol in campionato di Adriano Montalto, 1-1 al Vapei Stadium. Occhio perché Lanini può andare, supera velocità Antonelli, Lanini mette dentro Pellegrini, porta avanti la Reggiana. La direzione di Lanini, da metto sbaglia l'intervento, palla buona per il 10, uno sguardo dentro, morbido Lanini e c'è Montalto che fa torre 0 Reggiana 2 al 42esimo del secondo tempo. Si ripete quindi la scena di qualche minuto fa con sei maglie granata a riempire l'area, attenzione c'era Cremonesi dentro l'area piccola. Pallone che torna a destinazione, può partire un altro cross, poi Tonelli lo allontana, altro cross, il terzo, Libutti la mette in mezzo, colpo di testa,
ed eccolo qua, il vantaggio della Reggia, segna sempre lui, sempre Adriano Montalto, ottavo centro in campionato per il 32 Granata. Si può procedere, sedicesimo minuto della ripresa, la rincorsa di Eric Lanini. Va con il destro, la tocca Zaccagno, ma non basta. Reggiana 2, Rimini 0, quinto gol in campionato del 10 Granata. L'arbitro non ha avuto dubbi, ha segnalato subito il dischetto. Il destro di Pellegrini che spiazza Fallani e porta la Reggiana in vantaggio. Fischia l'arbitro. Rosafio spiazza Borghetto e dopo 13 minuti avanti la Reggiana. Ci riprova ancora dagli 11 metri la Reggiana. Fischio dell'arbitro. Montalto, stesso angolo sia lui che Borghetto, stesso risultato, è 2-0 ora. Occhio intanto alla palla verticale, un po' metterla da Borghetto. Pellegrini con lo scavetto, straordinario gol per chiudere forse già da adesso la partita. Corre sotto i suoi tifosi dopo aver realizzato una magia. Palla centro area, allontana di testa Zagnoni, poi Bensaia non riesce ad allontanare il pericolo, altro cross in mezzo, colpo di testa e la Reggiana è avanti al minuto 33. Michele Cremonesi fa 1-0. Va con il destro, allontana Semprini, è un assist però per la Reggiana con altro cross di Rossi, il colpo di testa di Varela ed il vantaggio della Reggiana con la prima rete stagionale di Mohamed Varela. Va via su quella corsia Kabashi, se ne porta presso uno, poi ne ha di fronte due, sempre Kabashi, giocatona del 77 che entra dentro l'area, la mette in mezzo Kabashi, mamma mia che giocata da Elvis Kabashi. Attenzione a questa ripartenza, servito Pellegrini, in conduzione il numero 11, dentro l'area ancora Pellegrini, calcio a Pellegrini, 2-0 Reggia in chiusura di primo tempo. Kabashi, ancora Kabashi, calcia, mamma mia, benvenuti all'Elvis Kabashi Show. Procede in 7 a metterla sul secondo palo, colpo di testa dentro ed eccolo qua, 4-0 per la Reggia, segna Eric Lanini che poi duplice capriola. Palla, colpo di testa in gol, Kabashi, proprio lui, colpisce ancora. Cigarini, attaccato da Rovaglia, c'è spazio però è tanto per Kabashi, rientra Kabashi, prova il tiro Kabashi, Mazzini non ce la fa, Kabashi, doppietta, non si ferma più, sorprende Mazzini, 2-0 Reggiana. Cigarini col petto, gioca avanti, Pellegrini ancora liberato a sinistra, può puntare uno contro uno. Pellegrini, sguardo dentro la rasoterra sul primo palo e subito 1-0 per la Reggiana dopo un minuto, l'assist di Jacopo Pellegrini e il gol immediato della Reggia. Oltre a Luciani, ultimo uomo, ecco il cross che arriva sul secondo palo, al volo Giuliano Laezza con un grandissimo gol, 2-1 della Reggiana, 9 minuti di spettacolo al Città del Tricolore. Di nuovo invitato al cross, può andare a sfidare la Mesta, tunnel di Guiebre che passa in area, forte teso dentro, deviazione dall'altro lato di Guglielmotti, da esterno a esterno, 3-1 per la Reggiana. Diventano 7, scambio corto, attenzione, mette dentro, forte la palla in rete, Kabashi. Si gira ancora Capone, Pellegrini, Pellegrini non si arrende, due volte, palla di ritorno, auto assist e gol di Pellegrini, riesce a fare centro. Resiste Vallocchia, tutto buono, cross, c'era Mugoni e basta dentro l'area di rigore. Poi ci prova Laezza, un gol pazzesco, Laezza. Guglielmotti, bel po' di campo davanti a sé, se lo prende tutto Guglielmotti, fino in fondo Guglielmotti, evita l'avversario, la mette in mezzo, colpo di testa, segna Jacopo Pellegrini al 12° minuto su assist di Davide Guglielmotti, 1-0 Reggia. Luciani, colpo di testa, pallone buono per Guglielmotti che entra in area, ancora Guglielmotti, lo mette in mezzo, altro assist di Guglielmotti e il gol stavolta l'ha segnato Eric Lanini, anche per lui fanno 8 in campionato. Cigarini,
col destro a spiovere in mezzo, stacco di Kristoff, lasciato colpevolmente solo dalla difesa dell'Ancona, la sblocca su palla inattiva la Reggiana al nono minuto con Kristoff. Cigarini riesce a inserire tra le linee Vallocchia, che ha spazio per accelerare. Vallocchia arriva sulla tre quarti, l'imbucata dentro per Lanini col destro, Pellegrini, la Reggiana in vantaggio dopo 5 minuti, Jacopo Pellegrini fa 1-0. Parte Lanini, raddoppio della Reggiana al minuto 8, Eric Lanini dal dischetto fa 2-0. Cabasci la mette in mezzo, colpo di testa e c'è il vantaggio della Reggia, 1-0 al 40° minuto, Filippo Nardi. C'è Varela sulla sua corsia, l'ha visto Ghiebre, pallone perfetto per Varela che si può avviare verso la porta, calcio Varela, game, set and match Reggiana, segna Varela, 2-0. Nella notte più importante, nell'occasione più importante, segna il portoghese. Cross lunghissimo di Rossi a cercare la torre di Guglielmonti, Kautz! Sotto porta, la sblocca su palla inattiva al 27°, la Reggiana che vuole rispondere a Cesena Entella per proseguire la sua corsa inarrestabile verso la Serie B. Pronto Cabasci, solite marcature a uomo, cross morbido, tutto solo, ancora non funzionano le marcature della Vis, segna Rozio, il grande capitano, 10° gol nella sua lunghissima carriera. Formazione biancorossa, sbaglia tutto Cega, Varela chiude la partita, 8 dalla fine, stop alle telefonate, vince la Reggiana che risponde all'Entella. Guglielmotti a disposizione di Rosaffio che a sua volta la rimette in mezzo, non è finita l'azione, Cabasci se la aggiusta, ancora Cabasci, c'è spazio per andare col mancino, segna Elvis Cabasci e fa tremare il Mapei Stadium, 1-0 Reggia al 18° della ripresa. Ristov, Guglielmotti, parte il cross sul secondo palo, stacca Varela, accorcia le distanze la Reggiana all'83°, Rimini 2, Reggiana 1, segna Varela. Prima Guglielmonti, ruba il pallone agli avversari, poi va in conduzione, cercato Varela, il tacco ancora per Guglielmonti che calcia, mamma mia che golazzo della Reggiana, sull'asse Guglielmonti Varela, arriva il 2-2 dei Granata, tutti in campo a festeggiare. Lob a cercare Fiamozzi, c'è Varela lì davanti, Fiamozzi va al cross che passa per Montalto, poi Cabasci col sinistro, trova l'angolino, la Reggiana è in vantaggio al minuto numero 13. La Fermana appena riconquistato il pallone preferisce gestire, sbaglia questo tocco Parodi mettendo in difficoltà Ciandonato che va a perdere il pallone, Pellegrini col tacco cerca l'inserimento di Nardi che calcia! Neanche 6 minuti, muove subito lo score con un gran tiro da fuori, Michele Nardi che segna il quarto gol. Verticale a cercare ancora Varela, di testa non libera definitivamente Parodi, allora Nardi cerca di sprintare sulla sinistra, cerca un'incursione, ancora ci riprova Nardi! Doppietta straordinaria di Filippo Nardi che mette già il punto esclamativo sulla partita, fa esplodere il Mapei. Spaccate le squadre adesso, col pallone regalato però ancora a Ghiebre, Vallocchia dentro l'area, poggia dietro, Pellegrini, sterzata, Pellegrini! Alla mezz'ora della ripresa ritrova il gol dopo 7 partite di astinenza, riporta avanti di 2 la Reggiana. Almeno 50 sono venuti qua, Pellegrini, l'appoggio di prima, si muove Lanini, dentro va Guglielmonti, la palla dentro per Guglielmonti! A 5 dalla fine, forse la chiude lui, trova il quarto gol in campionato, 4-2, spettacolo al Mapei con la Reggiana che forse chiude i conti. Si dà la bandierina, secondo palo, colpo di testa, palla che rimane lì, parata incredibile di Van der Vaart due volte, poi la Reggiana passa subito al Nespoli con Rossi. Anzi è Christian Kautz, ma c'è tanto da giocare e c'è la Ezza che è rimasto avanti, palla lì, Pellegrini, tacco, può arrivare Ghiebre, destro di Ghiebre,
Chiebre, 42esimo, torna avanti la Reggiana con Chiebre. Olbia 1, Reggiana 2. Si cambia lato per la corsa di Davide Guglielmotti, evita un avversario, attenzione a Guglielmotti, subito dentro l'area, tira Guglielmotti e dopo neanche 50 secondi è avanti la Reggiana, segna Davide Guglielmotti, quinto centro in campionato per l'esterno di Aimo Diana. E che vi devo dire, la festa è partita! La rincorsa di Eric Lanini. La tocca ad Orni, ma non basta, segna Eric Lanini. Si iscrive anche lui alla festa e con questo va in doppia cifra. Sono 10 in campionato, 2-0 Reggia. E ora abbiamo...